I ricordi degli altri, quelli che stiamo per ascoltare, appartengono alla storia del cinema italiano. La Titanus, gloriosa ed antica casa di produzione e distribuzione cinematografica, cede la distribuzione all'Acquamarcia e torna con tutte le sue forze alla produzione. Goffredo Lombardo, figlio di Gustavo, fondatore della Titanus e lui stesso appassionato produttore cinematografico, dopo un periodo di crisi ritorna ad impegnarsi in prima persona. Una storia di famiglia, quella della Titanus, che continua. E mio padre ha cominciato ad essere il pioniere di qualche cosa che all'epoca era considerata molto, ma molto sconveniente. Una famiglia di medici, di avvocati, di ottima borghesia, e un giovane, Gustavo Lombardo, mio padre, il quale ha avuto questa illuminazione e questa passione per il cinematografo. È stato cacciato di casa e lui ha cominciato con queste macchine traballanti, con questi apparecchi di legno con una manovella che riprendevano delle persone in movimento, con dei movimenti un po' stereotipi, e che praticamente poi si proiettavano queste strisce di pellicola in dei capannoni fatiscenti nei quali praticamente la gente si accalcava per vedere la fotografia in movimento. Siccome se ne stampavano diverse copie, alcuni giovani compravano di questi pezzi e correvano presso questi capannoni e chi arrivava prima li proiettava e guadagnava quei quattro soldi. E mio padre, per un anno intero, ha corso affannosamente tutta quanta l'Italia per arrivare prima degli altri. E poi a un certo punto gli è venuta un'idea, ha creato il monopolio lombardo. E cioè, quando girava o quando comprava quello che era girato, pagava di più e diceva, lo vendi solo a me. In questo modo correva un po' di meno. Mia madre, Leda Gisse, è stata una compagna affettuosa di mio padre, è stata un'attrice, ha interpretato più di 70 film, ha girato in Francia con Charles Boyer e io ho ritrovato delle copie dei film di mia madre nel mondo con i sottotitoli, in Sud America con i sottotitoli spagnoli, li ho trovate in America con i sottotitoli inglesi. Purtroppo oggi molti film italiani non vanno al di fuori dei confini nazionali. Con la Lombardo Film nascono molti altri attori. Totò fu scoperto da mio padre in una trattoria a Napoli. Guardò quest'uomo strano, curioso, simpaticissimo, lo avvicinò, lo fece venire al suo tavolo e su un pezzo di carta si mise d'accordo per fargli fare dei film. Con Visconti abbiamo fatto Il Gattopardo. Il Gattopardo è stata un'opera omnia, costosissima per l'epoca, che le mie stesse forze non riuscivano a portare a termine. Nella sala del ballo, quando c'erano migliaia di persone che ballavano, aveva voluto Visconti l'illuminazione di questi enormi lampadari a candele vere di cera. Con gli spot e i 5.000, gli apparecchi di illuminazione che emanano una luce enorme, ogni due ore le candele si piegavano e si fermava tutta quanta la tuta, tutti quanti, e bisognava cambiare tutte quante le candele. Mentre questo sembra oggi uno scherzo, no? Farlo questo durante la lavorazione significa fare un ballo che doveva durare 7 giorni, farlo durare 15 giorni con le conseguenti spese. I guanti dei cavalieri, erano bianchi, di filo, ne avevamo comprati non so quante migliaia. Però dopo mezza giornata, che i cavalieri ballavano con le dame, faceva caldo, stavamo in Sicilia, era estate, si ombravano, diventavano un po' giallini, col sudore. Fermi tutti, avevamo organizzato una lavanderia che lavava tutti quanti i guanti, li riportava bianchi.
e li rimettevamo alle mani dei nostri cavalieri. Questo sono episodi. Ah, un momento, un'altra cosa. In Sicilia non c'erano fiori che a Visconti andassero bene, e per arredare con i fiori le sale del castello veniva un aereo speciale da Sanremo. Quando vidi il film al primo montaggio, Visconti mi guardò e mi disse: Lombardo, so che è stato un grande sacrificio per lei e l'ammiro, so che il film è lungo, se lei vuole io sono anche disposto a tagliare. E dissi: Visconti, è talmente bello, è talmente commovente, lei ha fatto un'opera d'arte così magnifica che se lei volesse io le impedirei di tagliare un fotogramma. La qualità sarà ancora la bandiera di Goffredo Lombardo, e per il suo rientro al cinema ci promette Gillo Pontecorvo né La morte dell'arcivescovo Romero.